Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornato Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, bentornato Buonasera. Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. E buonasera, ben arrivato Federico Pizzarotti, sindaco di Buonasera. Parma, leader di Italia Comune e anche candidato alle europee nel Nord-Est in alleanza con Più Europa. Allora, avete sentito, il governo esulta per i dati economici che tornano ad avere il segno più, ma su alcune questioni importanti e fondamentali Di Maio e Salvini ancora non si mettono d'accordo. Subito dopo la pubblicità. Mieli, allora oggi il nostro governo, il governo italiano, è esultato per i dati dell'economia che torna a vedere il segno più, anche se solo dello 0,2% di crescita in più. Tutto questo sullo sfondo internazionale complicato perché il Venezuela sta esplodendo e quindi vediamo anche lì che cosa accadrà. Noi, Italia, siamo usciti dall'emergenza, perché diciamo, ci dicono i dati che siamo usciti dalla recessione, ma restiamo in stagnazione. Ma altro che, come noi concordiamo e più volte abbiamo detto che non possiamo ragionare su meno 0,1, così cioè non possiamo certo esultare nelle condizioni in cui siamo per un più 0,1, un più 0,2, un attimo, cioè dobbiamo vedere i trend e il corso. E il richiamo che lei ha fatto alla crisi internazionale è un richiamo molto opportuno, non solo perché siamo stati tutti quanti, tutti noi tre, incollati al telegiornale a vedere la crisi del Venezuela, quello che sta accadendo, ma perché ci sono due paesi produttori di petrolio, la Libia e il Venezuela, dove noi abbiamo preso, noi come Italia, una posizione ambigua. In Libia, Certo. né con Haftar né con Sarraj, dopo essere stati Sì, lo supporter Sarraj. di Sarraj, e in Venezuela a metà strada fra Maduro e Maduro e Guaidò. Guaidò. Quello in più che sta succedendo adesso è un'aggiunta, perché oggi è stato liberato, insomma, tutta la semi-insurrezione o repressione di un'insurrezione viene dalla notizia della liberazione di Leopoldo López, che è un personaggio gigantesco nella storia del Brasile, 48enne, ma è pronipote del primo presidente del Brasile all'inizio dell'Ottocento, nipote di un ministro importante dell'agricoltura nell'immediato dopoguerra, figlio di genitori, è una grande famiglia politica e ha un seguito enorme. E in più, particolare, non irrilevante, il suo partito, quello che ha fondato alla fine del 2009-2010, è riconosciuto dall'Internazionale Socialista. Quindi, come vede, è una situazione in cui non si può dire è un servo degli americani, un porco, uno che sta lì, che prende i soldi, cosa che si poteva dire o si è detta di Guaidò. E gli americani stanno mettendoci molto il becco, perché tutta questa insurrezione è stata preannunciata dal segretario di Stato Mike Pompeo, che ieri ha parlato del golden ticket, cioè del fatto che tutti i più importanti militari vanno da loro a chiedere un'assicurazione per il futuro. Insomma, siamo in una situazione esplosiva. Per cui, tornando alla sua domanda iniziale, mi scusi No, l'allungamento ma sul Venezuela, secondo me è imprudente in una situazione gioire come. adesso Beh, c'è sì, molto, un molto po' imprudente. imprudente, e imprudente è una parola educata. Ecco, Antonio Padellaro, per restare al Venezuela, anche oggi Di Maio e Salvini hanno espresso delle posizioni contrapposte perché il Movimento 5 Stelle sta con Maduro. Maduro, mentre invece Salvini sta con Guaidò. Quindi
diciamo, sul fronte estero, sono divisi sul fronte interno. Di Maio ha detto che con Salvini stiamo facendo un grande lavoro di squadra. Quindi litigano, non litigano, sì. Siamo noi giornalisti che abbiamo le allucinazioni, vediamo le divergenze, aiutaci a capire. Venezuela, la domanda che sorge spontanea è: dov'è il ministro degli esteri? Perché sembra strano, ma noi abbiamo un ministro degli esteri, si chiama Moavero Milanesi, il quale tace da ministro degli esteri, prudentemente. Abbiamo anche un presidente del Consiglio che su crisi di questo genere, secondo il mio modestissimo avviso, non dovrebbe limitarsi a dire né con, ma dovrebbe prendere una posizione, anche perché poi, come ha spiegato benissimo Paolo Mieli, ci sono degli interessi giganteschi nei quali l'Italia rischia di essere o schiacciata o esclusa, cioè, quindi una posizione italiana chiara ci vorrebbe e non si può sempre aspettare. Qui lo storico ci soccorre di vedere chi vince, perché un altro dei fettucci della nostra storia è di decidere, stiamo con chi vince, vediamo chi vince. A volte sarebbe anche nobile stare con i perdenti, rimanere per esempio in Libia, visto che abbiamo fatto una grande operazione su Serraj, il primo paese che ha aperto un'ambasciata. Sì. E se perde, tu dici, tengo il punto, avrà vinto Haftar. Infatti, ma si stanno spostando tutti a Haftar, il che vuol dire che forse è lui che sta vincendo. Allora, Pizzarotti, sempre che torniamo nella nostra Italia e le sue vicissitudini più o meno nobili, lei da sindaco, da candidato adesso alle europee, e anche da ex membro del Movimento 5 Stelle, immagino che seguirà con grande attenzione quello che sta accadendo in questo esecutivo, dove Salvini e Di Maio continuano ad avere visioni contrapposte su molti temi importanti. Ma entrambi si attribuiscono il merito di questo miglioramento dei dati economici che oggi ci viene certificato dall'Istat. Di Maio ha anche aggiunto: andiamo avanti come un treno verso il cambiamento. E questa volta i numeri gli danno ragione, no? Ma intanto anch'io faccio un inciso sulla politica estera. Non solo il nostro ministro Moavero non prende posizione, ma è difficile prendere posizione in un governo dove due vice ministri, dove due vice premier dicono tutto e fanno il brutto e il cattivo tempo. Ma parlando di europee, visto che il nostro percorso è quello delle elezioni europee, servirebbe anche una posizione dell'Europa intera, serve avere un Parlamento più forte e una versione diversa della Commissione europea, proprio per avere una posizione su temi come la Libia, come il Venezuela e come Europa, ed è per questo che serve andare in Europa, modificarla, ma perché ci serve una posizione continentale, non solamente dei singoli paesi che per opportunità prendono posizioni diverse. Tornando al tema del governo, ricordando a Di Maio che non ha sconfitto la povertà, esultare per un risultato al di là dello 0,2%, ma che è congiunturale, in un anno quando loro dicono che non hanno colpe, quando l'economia va male, penso anche non abbiano i meriti nel momento in cui l'economia non va bene, ma va meno male di quello che avevano preventivato, perché le misure che hanno messo in campo, pensando al reddito di cittadinanza partito adesso, pensando a quota 100 non ancora partito, difficile pensare che siano le azioni di governo a far andare meglio l'economia. Tante volte ci sono motivi congiunturali che non sono merito di nessuno. Quando a Renzi si era abbassato il petrolio, non era sicuramente merito di Renzi il fatto che ci fosse quindi meno costo per quanto riguarda le materie prime, l'energia elettrica e tutto il resto. Allora il tema è qual è la visione del futuro, casomai? Quindi quali sono le misure infrastrutturali che sono legate alla finanza e all'economia che sono state messe in campo? Al momento ancora niente, sono tutte misure preelettorali, pensando anche alla flat tax, ma niente che pensi a misure strutturali. Oggi Salvini ha detto adesso subito flat tax, Di Maio ha detto sì, però non dobbiamo aumentare l'IVA, insomma. E a questo proposito chiedo a Paolo Mieli, siccome oggi il ministro dell'economia Tria ha fatto un'intervista importante e lunga sul Fatto Quotidiano e tra le varie cose ha detto o aumentiamo l'IVA o tagliamo la spesa pubblica, entrambe le cose non sono possibili. Tria sta parlando a chi dei suoi colleghi e come andrà a finire questa storia dell'IVA?
Beh, è chiaro a tutti, è chiaro anche a lei che sta dicendo, guardate ragazzi, che si aumenta l'IVA, perché il taglio della spesa pubblica è una tale cosa, una chimera di taglio della spesa pubblica, si parla dall'inizio degli anni 70, adesso abbiamo avuto commissari, e progetti. E chi ci rimette se aumenta l'IVA? Io e lei, Padellaro un po' meno, perché Padellaro usa meno bene di consumi, ci rimettono tutti gli italiani, se aumenta l'IVA e si entra in una spirale depressiva molto molto pronunciata, molto forte. Scherzavo su Padellaro. Antonio Padellaro. Sono più povero, va bene. No, che sei meno consumista, meno credo consumista. Volesse dire. E quindi è un avvertimento molto serio quello di Tria, l'intervista che ha fatto oggi al Fatto è un'intervista importante. Tra l'altro, mi permetto di segnalare, dice anche che lui non farebbe dimettere il sottosegretario Siri, no? Se ho capito e lì bene. C'è lo stallo sulla questione del sottosegretario per il momento. No, ma vuol dire, poi dice che a lui l'ha chiamato Savona, perché Tria sì, fu sì, chiamato sì, sottosegretario, cioè lì c'è un gioco in cui mi sembra di capire Conte è sempre più vicino alle posizioni dei 5 Stelle, ma Tria sta prendendo le posizioni più vicine, sempre rimanendo neutrale, quelle della Lega. Sì. Ma Antonio Padellaro, sulla questione Siri, Di Maio vuole lo scalpo del sottosegretario leghista per avere finalmente una vittoria su Salvini, per far dimenticare il caso di Ciotti, insomma tutte le vicende che forse hanno fatto perdere voti negli ultimi mesi al Movimento 5 Stelle, anche se dobbiamo dire che gli ultimi sondaggi, per la verità, vedono in calo non più solo il Movimento 5 Stelle, ma anche la Lega. Sì, non c'è dubbio che ormai Di Maio e 5 Stelle sul caso Siri si sono tagliati i ponti alle spalle, perché fin dal primo giorno hanno detto si doveva dimettere, e quindi credo che difficilmente Conte lo farà dimettere. Ma quello che colpisce nell'intervista di Tria, ed ecco ricollegato alla tua domanda, è questo: che Tria smentisce di aver mai minacciato le dimissioni, sì. Punto primo. E l'abbiamo letto quante volte? E l'abbiamo letto alcune decine di volte. Qualche voce ce l'ha raccontato. Secondo, che lui non crede, dopo i primi giorni, quando vedeva queste litigate tra Salvini e Di Maio, era impressionato. Adesso non gli fanno più né caldo né freddo, perché ha capito che si tratta di pura e semplice campagna elettorale. Detto da Tria è abbastanza interessante, perché noi facciamo il mestiere di giornalisti e quindi dobbiamo seguire, purtroppo mancano ancora 26 giorni alle europee, quindi avremo 26 resistere. Giorni in cui dovremo parlare di questo, però ecco, Tria ha finalmente svelato quello che tutti sapevamo, cioè che queste baruffe sono baruffe quotidiane legate a una campagna elettorale che, e tu hai fatto bene a sottolinearlo, non producono più effetti molto positivi, perché la gente si sta cominciando a stufare. Attenzione che l'italiano che si stufa è una figura ricorrente nella nostra storia, e c'è un momento in cui non ci crede più nessuno, quindi dovrebbero stare attenti, sarebbero attenti a non insistere con questa specie di sceneggiata quotidiana. Pizzarotti, lei è stato allontanato dal Movimento 5 Stelle perché non aveva comunicato di essere indagato per abuso d'ufficio, accusa dalla quale peraltro poi è stato, accusa che è stata archiviata. Di fronte ai casi Siri, Diciotti, Raggi, come giudica la linea politica del suo ex movimento partito? Ma la posizione del Movimento 5 Stelle in generale è sempre opportunista per definizione, non solamente sulle tematiche di giustizia. Tra l'altro lei ricordava, allontanato per non aver comunicato qualcosa che non c'era scritto da nessuna parte che andava comunicato, o che se avessi avuto dei rapporti, perché qualcuno magari si fosse degnato di sentirmi, avrei sicuramente, come dire, detto per confrontarmi, anche per avere un aiuto. Mentre è evidente che per
i nemici, le regole si applicano e per i nemici si interpretano, quindi la Raggi piuttosto che lo stesso Salvini con la 18. Chi avrebbe mai detto 3-4 anni fa che il Movimento 5 Stelle sarebbe diventato, avrebbe garantito a Salvini il fatto di non andare a processo? Ed è quello che è diventato. Poi oggi si avvicinano le elezioni e quindi Siri, non tanto perché aveva patteggiato, come dire, una bancarotta, ma per un altro motivo adesso diventa. Esatto, oggi diventa l'interesse di tutti. Il tema che 5 Stelle su tante tematiche, io penso all'immigrazione, a volte a favore, a volte contro, sulla base del momento, i diritti per gli omosessuali, per le coppie di fatto, prima contro, poi a favore, poi contro. Se pensiamo sempre alle tematiche europee, prima avevano indetto un automatico referendum per uscire dall'euro, non si è mai saputo che fine hanno fatto le firme, se le hanno raccolte, le hanno presentate, ieri Di Maio esce e dice servirebbe un governo dell'Europa diverso. Il punto è sempre cavalcare l'opinione pubblica e mai avere una linea chiara di quello che si vuole essere. Fino ad oggi ha pagato, io spero sempre che i cittadini si rendano conto di queste contraddizioni. Senta, Pizzarotti, lei dice che Di Maio farà la fine di Renzi. Perché è Di Maio o il Movimento 5 Stelle? Ma Di Maio perché? Perché Di Maio ha personalizzato il partito, infatti dire Movimento 5 Stelle rispetto agli albori, rispetto a come dovevano essere prese le decisioni, che fine ha fatto lo streaming, potremmo citarne tante, di fatto è diventato un partito in cui parla solo Di Maio e solo i fedelissimi di Di Maio vanno in televisione o prendono incarichi, non molto diverso da tutto il cerchio magico di Renzi. E Renzi, che lo dicevo anche quando era primo ministro, non è che ho cambiato idea, distaccava tutti in un certo momento, poteva permettersi tutto, quando ha rallentato lo hanno preso, lo hanno, come dire, destituito, hanno trovato una scusa poi per destituirlo. Di Maio penso che abbia tanti nemici all'interno del Movimento 5 Stelle che rimangono nell'ombra perché non hanno il potere, sarebbero espulsi. Oggi stanno tenendo tanti che criticano fortemente, soprattutto al Senato, perché hanno dei numeri molto risicati. Quindi quando Di Maio perderà colpi rispetto ad insuccessi, a un calo di popolarità, li faranno forse Fico, forse altri, probabilmente fare la stessa fine. Questo si fa quando non c'è una vera, come dire, condivisione di quello che è la linea del partito e quando si cerca di non avere un partito radicato. Il Movimento 5 Stelle, se guardate in quanti comuni si è candidato in questa tornata elettorale di amministrativa, è pochissime. Stanno perdendo tutti i comuni che avevano. Perché? Perché il territorio non è più per loro, come è stato per il PD durante il periodo Renzi, non è più determinante. Non serve essere radicali, chiaro, serve avere un grande consenso elettorale. Questo poi paga in termini di consenso quando si perdono percentuali. È così, Paolo Mieli, e vorrei anche chiedere un'altra cosa. Siccome abbiamo ospite questa sera Pizzarotti, abbiamo detto all'inizio che Pizzarotti, sindaco di Parma, ma è candidato a queste europee nel nord-est assieme a Più Europa, il partito di Emma Bonino e della Vedova. Il passaggio da Beppe Grillo agli eredi di Mario Monti è logico per uno come Pizzarotti? Sì, è logico perché viene da lontano. Pizzarotti non è passato al campo opposto adesso in prossimità delle elezioni, tantomeno le elezioni europee. Ma noi tutti lo conosciamo perché è stato il primo sindaco, il primo personaggio di rilievo quando il Movimento 5 Stelle non aveva tante posizioni come la sua, che è entrato in urto, ha tenuto le sue questioni bene, ne è uscito benissimo, nel senso che ne è uscito pulito e quindi ha tutti i titoli per aver fatto un percorso che viene da lontano e gli auguro per lui di andare lontano. Però mi permetta di aggiungere una cosa su quello che dà anche il titolo alla nostra puntata, che vanno male nei sondaggi. Sì, male, non malissimo per adesso, nei sondaggi. Ma calano un po'. Calano un po'. No, male no. E no. Questa storia... Male vanno i 5 Stelle rispetto, sì, diciamo, al risultato. Appunto, non c'è politiche. Paragone, nel senso il calo della Lega non è paragonabile, certo, al calo, sempre stando ai sondaggi. Quanto poi al motivo per cui può essere vera l'ipotesi che fa Antonio Padellaro, che abbiano veramente stufato, perché sono settimane, mesi che diciamo scontro Salvini Di Maio,
C'è un precedente che è il precedente degli anni Ottanta. Sì, noi adesso ricordo, perché sennò veramente noi giornalisti sembriamo dei pazzi, noi registriamo quelle dichiarazioni di Salvini, di Maio e dei rispettivi partiti politici. Due che, e quindi loro alimentano continuamente loro, questo presunto scontro per poi spiegarci, come ha detto anche oggi, ricordo... Che vanno avanti come treni. Esatto, che vanno avanti come treni e, come ha detto Di Maio... anche oggi, che con Salvini stiamo facendo un grande lavoro di squadra. Come fu negli anni Ottanta, stavo dicendo, fra Craxi e De Mita, cosa accadde? Personaggi di tutt'altro spessore che stavano a governo insieme, cominciarono a scontrarsi per motivi elettorali e poi alla fine questi scontri tu li fai come se recitassi una parte. Io credo all'ipotesi che fa Tria oggi nell'intervista al Fatto, però dopo un po' una parola che esce di troppo, una inchiesta giudiziaria assassina, dopo un po' rimane un malanimo. Innanzitutto c'è da dire, guardando i risultati della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista degli anni Ottanta, che poi non premiano. Non è vero che questi litigi premiano così tanto, sono ritrovati alla fine degli anni Ottanta più o meno come erano all'inizio. E poi rimane una lesione, perché io non so fra loro due, non so se Craxi e De Mita fossero amici poi in privato. No, non erano amici, ma comunque i loro elettorati, i loro supporter si odiavano. E questa cosa lascia una traccia che già adesso si intravede fra i supporter di Salvini e quelli di Maio, ammesso che loro siano ancora amici. Sì, sei d'accordo, Antonio? Sì, nel senso che questa alleanza, ripetiamolo per la millesima volta, è la cosa più bizzarra che si potesse immaginare. Però nella sua bizzarria però ha un senso, c'è del metodo. E il metodo qual è? Che i due comunque intendono, se sarò smentito verrò qui a pentirmi amaramente, intendono governare ancora a lungo insieme, per un semplice motivo, che non ci sono alternative a questa maggioranza, e loro non vogliono alternative, perché Salvini l'ha detto in tutte le lingue che non vuole tornare con Berlusconi, e Di Maio non vuole andare con il Partito Democratico per le ragioni che conosciamo, tra l'altro di competizione tra i due elettorati, tra l'altro si è scavato un fossato. Perché un po' li capisco entrambi, però un po' li capisco entrambi, perché è vero che è scomoda la loro alleanza, però mettersi nelle mani del Partito Democratico o di Forza Italia. Allora, ma questo rende ancora più grottesco il continuare a beccarsi ogni giorno, perché dovrebbero dirlo chiaramente, e qualche volta gli esce un po' di sincerità nel dire che anche dopo il 26 di maggio, la mattina del 27 di maggio, non è che cade il governo, casomai Salvini chiederà qualcosa in più in questo fantomatico contratto che viene usato soltanto quando serve, e quindi andranno avanti fino a che punto? Attenzione, qui rientra in gioco Tria, fino a quando non nasceranno i veri problemi, che sono quelli dell'IVA, della crescita, dei soldi che mancano, dei debiti che non e si pagano. Sarà quello sarà il momento in cui capiremo che succede. Sarà l'ennesimo autunno caldo per il nostro paese. Senta Pizzarotti, e devo chiedere anche a lei, il salto da Beppe Grillo agli eredi di Mario Monti. È un po' da trasformista all'italiana? Ma a parte che non vedo eredi di Mario Monti, più Europa, voglio dire, il percorso della Bonino soprattutto, in tanti come dire, libri e articoli non ho mai nascosto la mia simpatia all'epoca per i radicali, alle ultime elezioni. Della vedova era con Monti, da fuori. Ma la lista è fatta di 70 persone, certo, in Europa, potremmo trovare forse gli altri, ma su 70 persone citare un epitafio di questo genere mi sembra quantomeno creativo. Più Europa porta una posizione molto chiara, lo ha fatto in modo molto coraggioso anche alle ultime elezioni, parlare di più Europa in un momento in cui sembra per gli altri, contro la logica, perché l'Europa è cattiva, e questo lo diceva anche Renzi, il PD che oggi
dice siamo europei, Renzi non faceva differenza da Salvini dicendo picchio i pugni sul tavolo per ottenere di più, ma forse noi dovremmo fare delle riforme strutturali, dovremmo avere un governo stabile. Come facciamo a essere credibili se abbiamo un governo che litiga ogni giorno? Come facciamo a essere credibili se in tutti i tavoli, pensando a Salvini quando era parlamentare europeo, mai andava al Parlamento europeo? Se quando c'è da affrontare il tema migranti, che dovrebbe essere molto, come dire, all'attenzione di Salvini, lui come ministro dell'interno è in campagna elettorale e non va a incontrare gli altri ministri degli interni europei. Senta, allora noi dovremmo parlare di tematiche, parlare di un'Europa che serve più forte, che serve un governo europeo, serve riavvicinare sicuramente le cose buone che fa l'Europa ai cittadini, tante sì, volte ecco, magari raccontare nelle trasmissioni un po' sul giornale è più difficile. Raccontare un po' anche alle cittadine e ai cittadini che cosa ha fatto e cosa sta facendo l'Europa per loro. Perché però non tante è che volte si parla solo delle problematiche in sì. chiave europea e mai dei vantaggi dell'Europa. Senta, che ci porta e che ci può portare. Le voglio chiedere, Pizzarotti, ma lei pensa che con più Europa e Italia in comune, insomma, insieme riuscirete a raggiungere il 4% che è la soglia di sbarramento alle elezioni europee? Ma noi stiamo ovviamente lavorando per questo obiettivo, però perché è anche quello di crescere sul territorio. Un po' buttato, no, Mieli? No. Ma questa è un po' l'opinione del PD, noi direi decisamente di no, perché quello che dice il PD è che è un voto buttato, ma il PD non dice che fino a ieri insomma non era esattamente pro-europeista come oggi, imbarcando persone, c'era un progetto di Calenda di allargare, se vogliamo noi l'abbiamo allargato a più di un partito e il PD è rimasto. Purtroppo si vedrà soltanto dopo se il voto sì, è buttato o no. Fatemi spendere una parola su questo, fra il PD e Forza Italia non ci sono forze intermedie. Se io devo dire che non sono convinto che andranno oltre il 4%, ma provarci è una necessità, a me non me ne importa niente, lo dico da analista, è una necessità del sistema politico italiano, perché se no c'è solo la ricetta di Micichè che a Gela propone un'alleanza la Sicilia, un'elezione fra locale. Forza Italia e PD. Pizzarotti esclude quindi che i movimenti come i suoi possano allearsi col PD? Ma intanto ricordo un'altra cosa importante, che visto che probabilmente lo schieramento europeo che si formerà non sarà più quello tradizionale, ALDE e quindi più Europa avrà dei rappresentanti dirimenti per l'Italia che diversamente non sarebbero in questo gruppo in Parlamento. Quindi in realtà è molto più importante avere più candidati eletti con più Europa rispetto a quelli col PD. Tra l'altro noi toglieremmo soprattutto eletti al Movimento 5 Stelle e la Lega, questo va sempre detto. Quindi in realtà saremmo dirimenti rispetto alla nuova configurazione del Parlamento europeo. Chiarissimo. Allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché come sapete l'Italia e da noi si parla sempre tanto di emergenza sicurezza, spesso dimenticandosi che abbiamo passato, nel nostro passato recente, abbiamo passato dei momenti molto più bui. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto di Pagliaro. 40 anni fa, quando i sessantenni di oggi andavano al ginnasio, l'Italia era un grande mattatoio. Teatro ogni giorno di efferati omicidi politici, sequestri di persona, violenze. Erano gli anni spietati del terrorismo, dei delitti di mafia e dello stragismo, anni di piombo, come poi vennero chiamati. Ce lo rammentano due libri appena pubblicati da Paper First, che indagano su questo nostro passato prossimo e implicitamente ci suggeriscono di essere più equilibrati e lucidi quando giudichiamo il presente. Il primo lo ha scritto lo storico Miguel Gotor, lo studioso italiano più esperto del caso Moro. Il suo saggio si intitola Io ci sarò ancora, arricchito dalla prefazione di Giancarlo Caselli, mette a fuoco la vicenda di un capo politico che passa nel giro di un'ora dall'essere l'artefice di una nuova formula di governo e candidato a Presidente della Repubblica a prigioniero dentro un antro ignoto, spogliato di tutto tranne che della propria umanità, interrogato da uomini senza volto. Il libro di Gotor elenca le omissioni e le menzogne che hanno consentito di chiudere il caso Moro nel nome di una pacificazione senza verità. Per lo stesso editore, Antonio Padellaro pubblica invece Il gesto di Almirante e Berlinguer, che parla di quegli anni prendendo spunto dagli incontri segreti tra il capo del Partito Comunista e il capo del Partito Neofascista, due irriducibili nemici pronti a collaborare per impedire che la Repubblica fosse travolta dal terrorismo rosso e nero. Scrive Padellaro,
che quando smetteremo di credere completamente alle parole, a qualsiasi parola, resteranno i gesti. Nessuno sa cosa si dissero Almirante e Berlinguer in quei 4, forse 6 incontri in una stanza di Montecitorio, nel deserto parlamentare del venerdì pomeriggio. Ma è certo che si incontrarono, mettendo al posto dell'odio il rispetto, della rivalità la comprensione, con un ammirevole, sorprendente e solitario coraggio politico. Antonio Padellaro, oggi fra quali leader sarebbero opportuni degli incontri segreti? Gli incontri segreti tra i leader avvengono e sono tanto segreti che non ne sappiamo nulla. Io dubito però che, a differenza dell'ammirante Berlinguer, nel momento, nell'epoca del terrorismo, si incontrino per concordare il bene comune. Forse il loro bene comune sì, ma non lo so se quello della collettività. Allora, Antonio Padellaro, il gesto di Almirante e Berlinguer, pubblicato da Paper First, questo è il nuovo libro di Antonio Padellaro, leggetelo perché è un bel libro e così ci ricorda anche, ci restituisce anche un po' di memoria. Grazie Paolo Mieli, grazie Federico Pizzarotti. Ricordo che lei è candidato nel Nord-Est per Italia in Comune insieme a Più Europa, quindi in bocca al lupo. E grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Giovanni Flores al suo di martedì, ci sono molti ospiti, quindi restate con noi e noi ci vediamo come sempre domani alle 8:30. Arrivederci.